Ma io non voglio gridare. Io ho usato il grido quando il mondo nostro sussurrava. Io ho usato un grido perché mi sembrava liberatorio, perché mi sono messo a gridare quando vedevo che nel nostro Parlamento c'erano 24 condannati in via definitiva, quando un parlamentare stava lì 40 anni. Mi sono messo a gridare, un urlo, il diritto all'urlo, che noi non dobbiamo mai perdere, però oggi non serve più urlare. Adesso siamo dentro un mondo che bisogna solo cospirare, non dare nell'occhio, non parlare male degli altri. Gli altri sono talmente incattiviti che non hanno capito che non è una battaglia tra noi e loro, non è più quello. È una battaglia per portare avanti questo paese e inserirlo nei cambiamenti che ci stanno avvenendo e sono epocali. Voi pensate che in Costa, in Sierra Leone, hanno votato con i blockchain in Sierra Leone, perché tutte le elezioni erano truccate, c'era la corruzione. Allora hanno preso una società svizzera che gli ha organizzato un blockchain, voleva dire che quando il cartaceo era pronto, che doveva essere digitalizzato, la società svizzera ha fatto una blockchain, cioè ha messo tutti i risultati in una catena di blocchi di computer, di peer-to-peer, non si è potuto fare nessun trucco. L'hanno fatto gli africani. Oggi la città per eccellenza più all'avanguardia la stanno costruendo in Mongolia. Oggi se vai in Estonia non c'è più la carta, votano online dal 2005. Il mondo sta andando avanti e noi parliamo di che cosa? Del populismo di destra e di sinistra, che non significa nulla. E poi basta. I grillini, ebbene sì, io ho sempre desiderato essere un diminutivo, ma vaffanculo, i grillini. In Europa non ci chiamano grillini, in Europa ci chiamano los grillones.